Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con il solito appuntamento con le news della settimana. Una settimana un po' deludente per quanto mi riguarda, soprattutto sul fronte Hot Toys. Ancora questa volta non è stato rilasciato ufficialmente il preordine di Deadpool, cosa che sinceramente mi ha molto deluso, viste le indiscrezioni, le immagini, i video che sono trapelati la scorsa settimana. Hanno deciso quindi di farci aspettare ancora e a questo punto credo che non venga rilasciato prima del rilascio del film, quindi all'incirca tra un paio di settimane. Manca poco, ragazzi, quindi non vedo l'ora. Intanto, accontentiamoci di un nuovo rilascio che in realtà appartiene alla settimana appena passata, ma Hot Toys per la prima volta ha deciso di rilasciare questa doll, almeno di farne l'annuncio, di domenica mattina alle 5 e mezzo. Io infatti registro i miei video news il sabato pomeriggio di solito in modo da aspettare fino all'ultimo momento per qualche annuncio o rilascio dell'ultimo secondo e per farvi ovviamente usufruire di questo contenuto la domenica mattina a mezzogiorno, ma stavolta Hot Toys mi ha fregato rilasciando She-Hulk proprio domenica mattina alle 5 e mezzo. Andiamo quindi a vederla, anche se ormai tutti voi saprete di che cosa sto parlando, ma giusto un minutino veloce. She-Hulk quindi tratta dall'omonima serie She-Hulk Attorney at Law, molto bella, sembra davvero ben fatta, all'incirca una trentacinquina di centimetri, quindi una bella doll, bella alta, con un corpo completamente ridisegnato appositamente per lei, con le gambe, con le ginocchia seamless, quindi senza soluzioni di continuità, senza articolazioni in vista. Davvero ben fatta su tutti i punti di vista, secondo me. Soprattutto dal punto di vista dell'head sculpt, con gli occhi che sono rotabili e l'espressione che è davvero identica all'attrice che la interpreta in She-Hulk. L'unica cosa, per quanto mi riguarda, per come la penso io, insomma, un'unica espressione facciale, un unico head sculpt che può essere adatto ad alcune pose, sì, ma ad altre un po' più dinamiche, un po' più d'azione, sinceramente no, come la vediamo qui con il pugno serrato in segno di preparazione, diciamo una sorta di battaglia, ma con questo sorrisino stampato in faccia, insomma. Però dispone della solita basetta esagonale in stile Marvel, un paio di accessori, mani intercambiabili e il nuovo volto. Davvero una bella doll, qui la vediamo a paragone con Hulk e con alcuni altri personaggi, come ad esempio Daredevil. E quindi una bella doll che fa la sua figura sicuramente in collezione, ma che personalmente non ho preordinato, ma se dovesse capitarmi l'occasione, ragazzi, potrei recuperare, anche se la serie TV non l'ho apprezzata tantissimo. Quindi, detto questo, che comunque faceva parte della scorsa settimana, come detto, passiamo al primo vero annuncio, anche se in questo caso farei un parallelismo tra i due annunci che sono stati fatti questa settimana, che riguardano Star Wars, in particolare The Clone Wars. Sono stati infatti annunciati Fives ed Echo nelle loro rispettive versioni da ARC Troopers. Molto belli entrambi. E qui vediamo infatti Echo e qui Fives. Cominciamo con Fives. Sono praticamente molto molto simili. E questa cosa anche non mi è piaciuta tantissimo. Due personaggi molto belli, soprattutto per i fan di Star Wars e in particolare di Clone Wars. Ma sinceramente l'idea di farli uscire insieme nella stessa settimana, di annunciarli, scusate, non farli uscire nella stessa settimana, insomma, non mi è piaciuta tantissimo. Ci siamo bruciati, tra virgolette, un paio di annunci che invece potenzialmente poteva essere qualcosa di più interessante. Però, dai, sono fatti veramente molto bene, mi piace molto la colorazione, l'alternanza del bianco sporco dei normali cloni con l'azzurro delle rifiniture e del casco. Mi piace molto anche l'head sculpt, anche se ovviamente già visto con le solite sembianze di Temuera Morrison in questo caso, e comunque anche l'utilizzo delle armi, degli spallacci e quant'altro. Andiamo a vedere il resoconto finale. Appunto, niente di più che un normale clone con gli spallacci in pleather e pochi altri come il portacaricatori. Abbiamo le varie armi, la basetta classica di Star Wars, quindi rettangolare e qualche mano intercambiabile. Ma nulla di particolarmente importante, diciamo, per quanto riguarda l'universo di Star Wars. Soltanto gli amanti, grandi amanti di Star Wars potranno, secondo me, aggiudicarsi questo pezzo. Abbiamo quindi Rocket Launcher, quindi il bazooka per intendere i lanciarazzi, un blaster, una pistola, cioè due pistole e un fucile.
E abbiamo un paio di detonatori, un datapad, niente di particolare, il backpack, lo zaino, ovviamente con funzione magnetica. Stessa cosa, quindi andiamo direttamente ad Echo, che fino adesso abbiamo potuto apprezzare nella versione di Bad Batch. Quindi questa è una bella pensata da parte di Octoys di fornirci un'altra versione di Echo, sempre la sua versione ARC Trooper, queste forze speciali d'elite. Che anche questo Echo è molto ben fatto, con una capigliatura leggermente diversa, lo vediamo un po' più giovane, e ovviamente è completamente diverso per chi ha seguito le vicende di Clone Wars e poi di The Bad Batch, saprà di che cosa parlo, non voglio dire altro per non rischiare di spoilerare niente a nessuno. Le fattezze, come abbiamo visto, sono molto simili a quelle di Fives, ovviamente cambiano diverse cose a livello di dettagli dell'armatura, ma più o meno siamo lì. Andiamo a vedere anche qui il riepilogo finale per non soffermarci troppo su questi annunci. Qui intanto vediamo la squadra di ARC Trooper quasi al completo ed è bellissima, con anche il buon Rex che tutti abbiamo imparato ad amare anche in Ahsoka. Davvero bella la composizione in questo modo, ragazzi. E qui abbiamo anche comunque gli occhi rotabili, alcuni fucili, gli elmi, il backpack, la basetta rettangolare con il nameplate di Echo e alcune mani intercambiabili. Andiamo a leggere se c'è qualcosa di differente da quanto appena detto. Paia di mani varie, 30 punti di articolazione, 30 cm d'altezza. Abbiamo gli spallacci che possono essere messi, indossati con il magnete dal nostro eco. Abbiamo una carabina, quindi un fucile, e due pistole. Qualche altro accessorio, ma nulla di particolare. Il prezzo potrebbe essere più o meno interessante, stiamo parlando di 262 € per il mercato orientale su Sideshow, qui in Italia sarà intorno più o meno ai 300-320 €. Personalmente per il momento passerò, ragazzi, fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate. Il vero grande annuncio di questa settimana, per quanto mi riguarda, almeno la cosa che mi interessa di più andare a scoprire, è questo fantastico Barba Nera in scala 1 a 6, tratto dal film I Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare. È un personaggio meraviglioso, Barba Nera, che purtroppo non riesco a farvi vedere al momento. Porca miseria. Eccolo qui. Personaggio meraviglioso, guardate le fattezze, con tutti i vestiti, il cappello e tutto quanto praticamente in pelle vera, ragazzi. Non stiamo parlando di pleather. Inoltre, capelli e barba sono innestati, quindi una vera e propria artisan, per intenderci, al modico prezzo di 280 €, come al solito prezzo colosso dei nerd. È un pezzo bellissimo che sinceramente non credo che mi farò scappare, soprattutto in vista del Jack Sparrow che uscirà l'anno prossimo di Hot Toys nella sua 2.0. E quindi questa è un'ottima, ragazzi, un'ottima aggiunta alla collezione per gli amanti dei Pirati dei Caraibi. Questo è un pezzo da non perdere. Come possiamo vedere, abbiamo la pistola, la spada, tutti gli accessori, come detto prima, sono in vera pelle, qualche mano intercambiabile, una basetta circolare con relativo supporto e capelli e barba, ripeto, innestati. Andiamo a leggere qualche altro dettaglio, appunto corpo articolato, testa con estrema somiglianza al personaggio del film, capelli e barba radicati e occhi rotabili, cosa che dimenticavo, costume su misura con gilet, cappotto e cintura realizzati in vera pelle, cappello, pistola, spada e mani intercambiabili, base con supporto, altezza circa 31 cm. Questo, ragazzi, secondo me è un pezzo da non perdere. Ricordatevi che il preordine sul Colosso dei Nerd chiude il 18 luglio del 2024. Arrivo previsto secondo o terzo quarto del 2025, qui in Italia ovviamente. Non mi ricordo se l'ho detto, realizzato comunque da TG Toys in collaborazione con SW Toys. Poi è stata anche la settimana delle polemiche, come dicevo in apertura, settimana delle polemiche per il rilascio di Aragorn. In realtà sono un paio di settimane che c'è questa polemica. Sembra che Aragorn abbia subito un downgrade da quello che era il prototipo, che possiamo vedere aveva delle fattezze, un head sculpt veramente fenomenali, fotorealistico. E invece qui, come si può notare,
anche se adesso ci arrivo, sembra appunto aver subito un lieve downgrade. Io ragazzi, prima, poi ci sono state altre polemiche anche sul fatto che alcune parti come la cintura, il collo, alcune parti devono essere praticamente montate sulla doll. Però vabbè, a parte questo, io credo che qualsiasi polemica, come ho detto più volte, anche se magari può essere meno o più o meno evidente un downgrade, io non mi lamenterei. Prima aspetterei di avere la doll in mano, di verificare personalmente, perché tante volte le luci, l'inquadratura, eccetera, possono cambiare un pochino quello che è l'aspetto che noi vediamo attraverso internet o attraverso le immagini di qualcun altro. Effettivamente sembra che ci sia stato questo downgrade, probabilmente sarà così, però anch'io sto aspettando la mia copia, è stato rilasciato da poco in Asia, quindi arriverà anche qui da noi fra qualche mese. Quindi, quando ce l'avrò tra le mie mani, potremo parlarne tutti insieme, se vorrete, e ragionare su quello che sia successo o meno ad Inart. Fino ad allora prendiamo le immagini e le informazioni che ci vengono date e non ci resta che aspettare, almeno per quanto mi riguarda. Se poi qualcuno di voi l'ha ordinata dall'Asia e gli arriva, fatemi sapere, ragazzi, perché sono stracurioso a questo punto. Altri importanti annunci, molto carini, in realtà un po' più di nicchia, ma molto carini, sono sempre visti dal colosso dei nerd, ragazzi. Questo Justice Knight, quindi Batman privo di licenza, tratto dalla graphic novel di Batman Guerra al Crimine. È davvero molto figo, sembra lo stile di Batman tratto da Arkham Knight, molto bello, con il costume grigio e nero. Questo che è realizzato da SSR, scusate, ma è una marca che non conoscevo, vi dico la verità. Anche qui abbiamo caratteristiche accessori, corpo muscoloso articolato in scala 1 a 6, testa con estrema somiglianza al personaggio, costume su misura in tessuto, mani intercambiabili, Batarang e base con supporto. Anche qui altezza 31 cm. Insieme a questo SSR, The Justice Knight, quindi questo Batman, c'è sempre da parte di SSR quest'altro Superman, sempre senza licenza, anche questo molto carino, che possiamo trovare sempre sul colosso dei nerd. Anche questo privo di licenza e va a richiamare il Superman del fumetto. Molto simpatico, molto bello come pezzo, ad un prezzo modico per essere un 1 a 6, anche se comunque è senza licenza. Qui vediamo alcuni tratti del costume, alcune mani intercambiabili e la basetta. Quindi molto scarno in quanto ad accessori, ma stiamo pur sempre parlando di Superman. E quindi ottimo il prezzo di 180 € per questa versione un po' particolare di Superman, che potrà piacere a molti, mentre ad altri magari no. Corpo muscoloso articolato, testa con estrema somiglianza al personaggio, costume in tessuto, mani intercambiabili e base altezza circa 31 cm di figure. Quindi dategli un'occhiata sul colosso dei nerd, ragazzi, perché potrebbe essere una buona aggiunta alla collezione ad un prezzo abbastanza modico. Poi andiamo per finire, come sempre, su ilcolossodeinerd.com a vedere gli ultimi arrivi, un po' in generale, sulle action figures, action dolls e quello che è. Abbiamo visto la scorsa settimana i vari accessori per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons. È uscito finalmente il preordine di Spider-Man nella sua simbionte suit di Ono Studio, quindi versione tratta dal fumetto, che io ragazzi alla fine mi sono deciso e preordinerò al costo di 210 € sul colosso dei nerd. Poi queste fantastiche figure di Miniko di Deadpool e Wolverine, abbiamo appunto Deadpool in questa posa particolare, Wolverine al prezzo di 49 €. Poi torniamo alla pagina 1 per andare a vedere qualche ultimo nuovo arrivo. Per esempio, anche questi, che è una nuova linea di SH Figures di Luffy, in questa nuova linea che si chiama World Collectible Figure. Davvero molto carini, dei personaggi che sembrano essere un po' cibi, caricaturali, con questa testa un po' più grande, ma davvero molto molto fighi, secondo me. Poi Vegeta, anche questo SH Figuarts nella sua versione tratta da Dragon Ball Z nella battaglia, diciamo nella suit da battaglia, molto figo. E per tutti i fan di One Piece, ragazzi, non potete perdervi la riproduzione della Going Merry per il 25° anniversario di One Piece.
Anche questo è un altro pezzo bellissimo, con la base addirittura con la riproduzione della sigla di One Piece, quindi un pezzo da non perdere. Poi la NECA ha fatto in 1 a 4 un'altra riproposizione di Beetlejuice, anche questo fantastico. Sempre la NECA, la figura del Feral Predator tratto da Prey. E poi la serie di statue, secondo me bellissime, ragazzi, in statua 1 a 10 della Iron Studios con tutti i cattivoni di Spider-Man. Questa è bellissima, abbiamo Lizard, lo Spider-Man stesso, Venom, Rhino, abbiamo Mysterio, abbiamo Dottor Octopus, insomma, di tutto e di più, e sono delle statue anche se un po' costose, ragazzi, ma comunque prezzo colosso, già lo sapete. Un po' costose, ma davvero ne vale la pena, sono veramente bellissime. Poi andate sul colossodenerd.com per dare un'occhiata più da vicino a questi capolavori. Detto questo, ragazzi, abbiamo detto un sacco di cose. Vi ripeto, come ho detto in apertura, una settimana un po' deludente, se non per Barba Nera, che è un pezzo tirato fuori così dall'improvviso e avete visto di che cosa sto parlando. Un pezzo meraviglioso con tutti i vestiti al punto giusto, in pelle vera, accessori quanto basta e capelli e barba innestati. Io fossi in voi, se siete degli appassionati del Pirata dei Caraibi, dovete assolutamente preordinarlo perché è fantastico, raga, non ve lo fate scappare. Poi, i cloni possono interessare a qualcuno, ad altri no. Io sinceramente, come vi dicevo, per il momento passerò, ma magari li recupererò in un secondo momento. E quindi non ci resta che aspettare gli ultimi rilasci che stiamo aspettando da Hot Toys, tra cui il Batman 89 e anche in casa Marvel quelli, i personaggi dedicati ai Guardiani della Galassia, nonché anche Darth Vader tratto da episodio 6. Questi sono i rilasci, ma soprattutto stiamo aspettando l'annuncio vero e proprio di Deadpool che si fa aspettare e non vedo l'ora che finalmente venga rilasciato questo maledetto preordine, sia per vedere appunto se ci sarà una versione deluxe o meno. E questo forse credo sia uno dei motivi del ritardo. Poi ditemi voi che cosa ne pensate, ma anche perché effettivamente voglio vedere questo Deadpool. L'abbiamo già visto, bellissimo, però voglio vederne le caratteristiche, tutti i dettagli e quant'altro. Buon ragazzi, speriamo che per questa settimana sia tutto, che Hot Toys non mi faccia uscire qualcos'altro domenica mattina, cioè per voi che state guardando il video stamattina presto, nel caso farò una correzione come ho fatto l'altra volta tramite commento e ne parleremo la prossima settimana, ragazzi. Mi dispiace, ma adesso sono praticamente le 7 del pomeriggio di sabato. Io sto facendo il possibile per registrare e farvi trovare il video bello e pronto per domani mattina. Faccio quello che posso, ok? Detto questo, io vi saluto ancora una volta. Buona domenica, buon fine settimana, buon inizio della prossima settimana. E vi ricordo che mercoledì festeggeremo insieme un anno del canale. Con una live mercoledì sera, sempre alle 21:30, con il buon Stefano de Il Nes del Seba. Ci divertiremo, ragazzi, vedremo un paio di chicche, un po' di video vecchi di entrambi. Ci divertiremo, quindi fatemi sapere se sarete presenti, io sarò felice di divertirmi insieme a voi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto di nuovo. Fatemi sapere che cosa pensate degli annunci, dei rilasci di questa settimana. E ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao, ragazzi, a presto.